Benvenute e benvenuti sul canale, nuovo video, questo sarà un video cuciniamo insieme. Voglio farvi vedere cosa preparo oggi per pranzo e quindi vi mostro innanzitutto gli ingredienti e poi andrò a farvi vedere come cucino. Spero che si veda abbastanza bene perché io non ho un cavalletto vero e proprio e non ho una videocamera ma giro col telefono, quindi sarà tutto un po' improvvisato, ma comunque spero che vi piaccia. Allora, innanzitutto preparerò la tagliata ripesa di tacchino, che è questa della Aya, che la andrò a preparare semplicemente in padella scaldandola con un filo d'olio e un pizzico di sale, e andrò poi a servirla nel piatto insieme alla salsina verde molto casalinga, che è quella che ha fatto mia nonna e non è nel suo barattolo perché l'ha messa nel barattolo della ricotta finita, ed è la salsina verde che ha fatto appunto la mia nonna. Andrò poi a preparare, su consiglio di una di voi, i friarelli al forno. E vado a fare i friarelli solamente per me, quindi ne farò 7 perché il mio compagno mi ha chiesto oggi insieme al tacchino un bel piatto di insalata, che vuole qualcosa di più fresco, e quindi questi li andrò a preparare per me. Quindi gli ingredienti: friarelli, appunto, dei pomodorini che andrò poi a metà cottura a inserire in forno. La ricetta appunto mi è stata consigliata da una di voi e poi ho visto anche su internet che qualcuno consiglia anche di aggiungere dei pomodorini, quindi proviamo. Naturalmente l'olio, appunto, che servirà sia per la carne che per i friarelli. Un po' di pepe che andrò a mettere sui friarelli per renderli più gustosi. E sale, utilizzerò questo rosa himalayano. E quindi niente, partiamo subito con la ricetta. I friarelli li cuocio in forno dentro questa pirofila d'alluminio già pronta, così poi una volta che l'ho cotta posso buttarla via, una volta che ho cotto i friarelli. Quindi niente, partiamo subito con la cucina. Rieccomi qua. Allora, innanzitutto ho tirato fuori i friarelli dalla confezione, ne ho presi, come dicevo, 7 più uno piccolino, 8. Innanzitutto vado a lavarli, quindi li metto dentro a un colapasta tipo questo per poterli andare a sciacquare, quindi li metto qua e poi li vado a sciacquare bene in modo da togliere comunque la terra e il sacco di olio, anche se non si vede comunque, e andare a pulire appunto i peperoni. Ok, una volta che i peperoni sono stati lavati li posiziono in uno scottex, su un foglio di scottex, per poterli un pochino asciugare in modo da poterli poi tagliare a metà per poterli inserire nella teglia. Ok, quindi li tampono un po' con lo scottex, giusto da non farli proprio scoppiare in forno, quindi lì do un'asciugata veloce tamponando. Ok, poi lì tolgo lo scottex, che poi andrò a buttare, e con un coltello da verdura come questo, spero che si veda qualcosa, mi chiudo anche i sportelli, vado a tagliarli a metà. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, magari proviamo. E prendo il peperone, cominciamo da il primo, e lo taglio a metà, lasciando comunque sempre il suo pirulino, quindi questo, li apro semplicemente in questo modo, così da poter facilitare la cottura in forno. E faccio così per tutti. Li apro semplicemente, senza togliere i semini dentro, perché i friarelli perlomeno io li mangio sempre cotti in padella direttamente così chiusi, quindi mangio anche i semini, che non, di questi non fanno male. Me li taglio tutti. Tra l'altro hanno un profumo buonissimo questi friarelli, anche così da crudi, che sono una bontà. Oh. E questo è l'ultimo.
Poi li metto un attimino da parte per potervi far vedere un pochino meglio. Prendo questa teglia e ci metto un filo d'olio al suo interno, proprio un filo. Scusate. E poi con questo pennello da cucina lo vado a spargere in tutta la teglia. Ok, in modo che la base rimanga comunque unta d'olio, ma non troppo. Vado poi a inserire i fioralli. Ora poi vi faccio vedere bene appunto come li ho inseriti. Ok, così. E vado a mettere spennello, diciamo, ancora con l'olio che è rimasto, i fiorelli al di sopra. Ma giusto spennellare senza metterne altro. Ok, perfetto. Poi mi recupero sale e pepe e lo metto già. Mettete la quantità desiderata, io non voglio esagerare, perfetto. Di sale e di pepe. Io in questo caso utilizzo il pepe bianco. Veramente una svirgolettata giusto da dare un po' di sapore. Nel frattempo prendo i miei pomodorini e li vado a lavare per poterli poi tagliare a metà anche questi e inserire insieme ai fioralli. Mi raccomando, i pomodorini però non inseriteli subito, ma a metà cottura dei fioralli. Quindi spostiamo i fioralli, riprendiamo il tagliere e tagliamo a metà i nostri pomodorini. Tra l'altro sarà un piatto colorato ma anche salutare, perché comunque il peperone fa molto bene, così come i pomodori. Contengono entrambi vitamina C e quindi perfetto. In più la carne contiene proteine, quindi facciamo un pasto completo e anche salutare. Perfetto, adesso i nostri pomodorini sono tagliati, perciò possiamo accendere il forno e inserire i fiorelli. Ho acceso il forno, nel frattempo che si scalda posso andare a preparare, se volete, si può già preparare la tagliata. Io quella aspetto un po', perché comunque volevo aspettare che so che sta per arrivare Andrea, in modo che comunque la carne risulti calda e non rimanga in padella, quindi per quello volevo aspettare. Ogni tanto vedrete forse delle ispezioni, perché ho fatto pausa e riprendi nel video, perché appunto è il mio primo video vero dove cucino veramente in modo un pochino diverso da quello che ho fatto con i funghi, e quindi spero comunque di riuscire a farvi capire qualcosa. Eccomi qua, nel frattempo che il forno sta scaldando ho già pulito la cucina, il lavandino, perché secondo me è molto importante tenere pulita la cucina mentre si cucina, se si riesce, e ho inserito nei fiorelli anche dell'aglio secco, che vi faccio vedere sopra un pochino, che è questo, perché l'idea di metterci un po' d'aglio non mi dispiaceva, perché comunque a me l'aglio piace tantissimo nei peperoni, e quindi ho detto ma sì, proviamo, e quindi ho messo anche questo, appunto nel frattempo che avevo fatto pausa qua con voi. Appunto, come vi dicevo, ho pulito anche il lavandino, ora chiudo, scusatemi, anche il pensile, e niente. Ecco, come potete vedere ho già pulito tutto, ho lavato la caffettiera che era lì da stamattina, e quindi appunto ho già pulito il lavandino, perché mi piace che sia sempre tutto bello pulito comunque dopo che ho cucinato. Nel frattempo il forno sta andando e tra un po' inseriamo i nostri fioralli. Ecco qua, fioralli messi in forno, adesso tra 5 minuti li controlliamo e vediamo se possiamo già mettere i pomodori o se è il caso di aspettare. Ecco, nel frattempo ho messo a cuocere anche la tagliata di petto di tacchino, vi faccio vedere. Ecco qua, spero che
si veda. L'ho messa a cuocere perché mi ha scritto Andrea che tra un quarto d'ora sarà a casa e quindi l'ho messa a cuocere. Nel frattempo i nostri friarelli stanno andando e adesso vediamo se posso inserire i pomodorini. Il pranzo è pronto, i friarelli sono cotti insieme ai pomodori, questo è come si presenta il piatto finito. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video e naturalmente buon appetito!